A bordo delle navi Toremar, in servizio sulle rotte dell'arcipelago toscano, è ormai consolidata la toscanizzazione, con la vendita di prodotti della regione e di tutto quello che riguarda il territorio di riferimento. Quella che era una novità, oggi è molto apprezzata dai passeggeri. Mangiamo mangiati, sono molto buoni, fa parte del fatto di un'isola d'Elba che è una cosa meravigliosa, anche i dolcini sono meravigliosi, evidentemente, i dolcetti vari. Toscanizzazione intesa come ambiente all'interno del quale gli ospiti, vale a dire i passeggeri, percepiscono di essere inseriti in una realtà che appartiene a questa regione. Dai prodotti tipici, inseriti nel catering, all'estetica, all'arredamento delle zone comuni, tutto contribuisce a creare questo clima. Il traghetto è quel momento in cui uno proprio vede realizza. Che la vacanza inizia, insomma. Finisce il continente, si va in mare, insomma, da lì parte tutto. Molta curiosità per il famoso topino, ovvero il bicchierino di vino locale. Ma sì, si può. Noi siamo in generale molto interessati ai prodotti locali, è la prima volta che veniamo all'Elba, quindi non conosciamo particolarmente l'Elba. Un valore aggiunto è il fatto che sulle fiancate delle navi sia affisso il logo del bicentenario e che la compagnia sia official carrier dello stesso. Insomma, un modo attuale e innovativo per cercare di fidelizzare il passeggero al territorio che lo ospiterà per il tempo delle vacanze. Nel momento che si entra si assimila la sensazione di mare, di partenza. Sono stati tutti molto gentili, tra l'altro siamo partiti un'ora prima perché siamo arrivati in anticipo, ci hanno aiutato subito, l'entrata è andata bene, molto piacevole.